tutti e benvenuti in un nuovo video. Eccoci qua con il consueto video sui prodotti terminati del mese di giugno. Però innanzitutto vi ricordo che se non siete ancora iscritti al mio canale e volete iscrivervi, di cliccare sul bustantino iscriviti e attivando la campanellina di fianco così così vi arriva la di attivare la campanellina di fianco, così vi arriva la notifica quando esce un nuovo video. Se volete commentate, se vi piace questo video e ne volete vedere degli altri, vi ricordo di mollarci un bel like, e se non, ancora non lo fate, potete seguirmi anche su Instagram. Se vi piace quello che ho sulle labbra, è una combo di questa matita di Essence, la Long Lasting nella colorazione 07 Plum Cake, e questo rossetto di Tony Moly bellissimo col panda nella colorazione Heart Pink, che è così ma non mi piace e da solo, e allora ho fatto questa combo che non è male. Allora, il solito cestino non è pienissimissimo, però è pieno, e in compenso abbiamo questo abbastanza pieno. Però bando alle ciance, partiamo. Allora, terminata una confezione di veline del marchio Carta Calla, ho preso queste qua più piccole, diciamo tra i veli, 55 fazzoletti, mi sono piaciute, 1,49 euro al Tigotà. Terminata una confezione di coton fiocco della Cotoneve, non mi ricordo dove li ho presi. Poi, scusate, vi ho spostato e fatto anche ballare. Poi ho terminato una confezione di dischetti di Avilea, quelli che potete trovare da Tigotà, 80 pezzi, mi piacciono, li compro, li vedete spesso. 1,49 euro anche loro, sempre a Tigotà, la penna c'è. Terminata questa confezione di salviettine intime di Licia, salviettine intime alla formula delicata con estratto di camomilla, erano 12, mi sono piaciute e non mi hanno irritato, ottime, comprate a 0,99 sempre da Tigotà. Poi vado a pescare, terminata la solita confezione di Linseta Ultra, 11 più 1 lungo con ali, questi li avevo presi in un pacco gigante, non mi ricordo dove, quindi non vi ho messo il prezzo, mi piacciono, lo sapete. Terminati questi salva slip di Laurella, sto giro, bio cotton, 20 salva slip, proteggi slip, piaciuti, devo dire buoni, rimanevano attaccati gli slip, non mi hanno irritati, potrei anche riacquistarli, 1,10 euro da acqua e sapone li avevo comprati. Poi terminato questo deodorante di Nidra, il deo latte delicato con proteine del latte e mandorla, con 0% di alcol, buonissimo, ha una profumazione dolce che rimaneva tutta la giornata, vi faceva profumare tutta la giornata, strabuono, delicato sulle ascelle, non andava a bruciarle, ottime, 1,99 euro acqua e sapone, buonissimo. Terminato il colluttorio della Mentadent, questo qua, protezione attiva per 5, igiene profonda, salute di denti e gengive, azione antiplacca in 30 giorni, è senza alcol, erano 400 ml, piaciuto, buono, bello fresco, sì vabbè, bello fresco, bello mentoso, e niente, non mi ricordo dove l'ho comprato. Poi abbiamo terminato anche questo qua piccolino della Meridol, che è la marca preferita di Lorenzo. Questo ce l'aveva andato in omaggio con l'acquisto appunto dei Meridol grandi. Buono, a me questo preferisco il Mentadent, questo è abbastanza bello strong, questo qua il Meridol, però vabbè, quando sono da lui o quando viaggio con lui lo portiamo e ci sta. Poi passiamo al
corpo, sì, perché diviso non ho nulla, non ho terminato nulla, strano ma vero. Allora, corpo, terminata la mousse doccia di Dove, questa, con olio di cocco, ma di cocco non sapeva di niente, solo un pochettino annusandola e basta, buona, piaciuta a me, le amo le mousse di Dove, mi piacciono, anche se dovete rasarvi, buonissime, strapiaciuta, l'avevo presa a 2,99 euro al DM. Terminato con Lorenzo il bagno crema di Tesori d'Oriente, questo qua, questo giro, il Forest Ritual, doccia crema aromatico, ninfea bianca e legno di Nikoi, boh, si è cancellato un po', 200 ml, a noi ci piacciono i bagno schiuma della Tesori d'Oriente, poi hanno questo che lo possiamo appendere in doccia, buono, allora questo era... più maschile, aveva una profumazione maschile, sì, pungente, però buono. 1,99 € in offerta da acqua e sapone. Terminati due scrub di Organi Shop, uno alle alghe marine, questo, e l'altro, il mio preferito, al cacao, al cioccolato, al cacao. Buonissimi, mi piacciono, lo sapete, li compro e li ricompro, il mio preferito è quello al cioccolato e al miele, sì, quello alle alghe mi è piaciuto però, scrubbano bene, sfogliano bene, non graffiano, ottimi, davvero ottimi. Questo qua alle alghe a 2,59 € su... Zeta qualcosa, un sito comunque bio, piano che qua esce tutta l'acqua, e invece quello al cacao che avevo da Lorenzo, l'avevo preso a 2,50 € al Caddis. Comunque, buonissimi. Terminati questi petali, sapone, petali di sapone, sì. Del marchio Vanilla Jasmine, ce n'erano dentro 3, 3, 6, 3, 9, 12. Buoni, piaciuti, me li ha regalati la mia amica. Erano fatte rosellina colorate, fucsia, rosa tenue e non mi ricordo più il terzo colore. Vabbè, comunque andavano a colorarvi l'acqua. Ah, è viola, ecco. Andavano a colorarvi l'acqua, a profumarla. Buoni. Si scioglievano bene, non lasciavano i grumi, buoni, piaciuti, ecco, me li aveva regalati lei. Poi passiamo, sì, ai capelli. Ho terminato, strano ma vero, un balsamo per capelli, questo qua del marchio La Saponaria. Ho terminato il bio balsamo alla moringa e limone, volumizzante e districante per capelli leggeri e splendenti. È certificato IAB, erano 150 ml di prodotto e nulla. Buono, piaciuto anche per capelli grassi, non andava a sporcarli, ad appesantirli. Buono, ha una profumazione fresca, sì, molto fresca. Buono, piaciuto, potrei anche riacquistarlo, appunto non appesantiva i capelli, li districava bene, ottimo. Preso sul sito di Pharmaè a 6,46 euro. Ok. Poi ho terminato anche una maschera per i capelli, questa qua. Del marchio Al Verde che potete trovare al DM, che avevo trovato nel calendario dell'avvento dell'anno scorso, sì, buonina come maschera per capelli, districava, cioè li lasciava morbidi i capelli, però non adatto a capelli grassi, ecco, però buona, terminata. Passiamo alle maschere per il viso. Ne ho terminate ben tre questo mese. Ho terminato quella di Delidea, questa qua, idratante, al fico,
Fico e uva spina, è vegana, è biologica, buonissima come maschera, ha dentro anche piccoli granuli, davvero, è davvero idratante, compattante, illuminante, buona, poi ha questo profumo dolce, di figo, ancora, di fico, buonissima, buona, buona, buona. Infatti l'ho già riacquistata, buona, piaciuta tanto. Sì, 1,99 € sul sito Bio Boutique La Rosa Canina l'avevo presa. Terminata per la seconda volta questa maschera di Milanesi, maschera vitaminica antiossidante. Questa era dentro in My Beauty Box, mi piace. Perché è bella idratante e nutriente come maschera, è in crema, sono 15 ml, è piaciuta. E poi a Torino, dove vi ho registrato il video dove cosa c'è nel mio beauty da viaggio, ho fatto un giro d'antiquità e avevo preso questa maschera e l'ho fatta subito. È la maschera. Scusate, è la maschera purificante all'acqua e alle rose, opacizzanti anti-imperfezioni con attivi astringenti di rosa multiflora. Purifica e opacizza la pelle grassa e mista. 15 minuti. Allora, opacizzante sì. Cosa dice qua? Opacizzanti anti-imperfezioni no. Per pelle grassa o mista sì. Tessuto mi. Tessuto abbastanza spesso, era in tessuto, questa. Mentre vedevamo la partita dell'Inter, mi sembra, c'era l'Inter, boh, vabbè. Una partita che c'è stata sabato scorso, io mi facevo la maschera e Lorenzo guardava l'Inter. Non tifa Inter, però vabbè, io per ottimizzare ho fatto questa maschera. Tessuto, ma ritorniamo noi. Tessuto un po' cheap, un po' grezzo, un po' duro, spesso, ecco, non mi viene il termine. Maschera buona, non rimaneva tanto appiccicata al viso, quindi presa da Tigotà a 1,99 €. Bella bevuta, tanto siero, quello sì, però non è la mia maschera preferita. Passiamo ai campioncini in Italia che ho terminato. Allora, di Elmex abbiamo terminato il dentifricio, questo qua da viaggio, regalato anche questo con l'acquisto di qualcosa, buono, piaciuto. Poi ho terminato questa mini taglia di crema per il viso del marchio Fab. Frist Hand Beauty Coconut Water Cream, buona, devo dire buona, o è lo Fab, non so la marca, comunque buona, era una crema in gel, si assorbiva subito, idratante, buona, sapeva sì, leggermente di cocco, ma neanche più di tanto, mi è piaciuta come da portare in viaggio, ottima, erano boh, 9,6 grammi. Poi ho terminato sempre in viaggio questo profumino del marchio Erbario Toscano alla tuberosa ambrata. Buono, piaciuto. Molto speziato come profumo, però mi è piaciuto. E due campioncini che ho terminato dell'Erborario, il Deo Crema alle 3 Artemisie, il deodorante a lungo effetto. Buono, l'avevo già provato, mi è piaciuto. E il gommage per il viso con Bois de Paname e olio di crusca di riso, buono come gommage, anche questo l'avevo già utilizzato, potrei farci un pensierino, buono, piaciuto. Niente, questi qua sono stati i miei, cioè scrubba bene, si sente come scrub, ecco, sul viso. Questi qua sono stati i miei prodotti terminati di questo mese, un po' magri. Fatemi sapere giù con un commentino voi cosa avete terminato. Io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!